John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, mancano pochi secondi e inizierà Roma-Napoli. Oggi, regà, dopo la figura de merda gigantesca fatta con il Bodo Glimt in Norvegia, dobbiamo riscattarci. Voi lasciate una marea di mi piace, vi iscrivete al canale se volete anche settimana prossima una live reaction. Quindi mi raccomando, sostenetemi al massimo e noi andiamo a vedere questa live reaction. Andiamo a vedere questa parte, andiamo a vedere quello che sarà. Vado a cambiarmi la maglietta e oggi mi metterò quella di Cristante. Che schifo di palla di merda. Mamma mia, che schifo. Amo, pronostico 1-1. Ah, quindi li fermiamo dalle vittorie? Facciamolo adesso, cazzo. Vai, Nico. Bram, però è la seconda volta che tira una palla dietro. Io dico, voglio essere positivo. Vinciamo 1-0, segna Mkhitaryan. Davide, quanto finisci? 2-2. 2-2. Così vinse il Napoli, guarda. Sì, sì, appoggiati. Niente, fuori. Però c'era lì Mkhitaryan, cazzo. Ma dai, allora è... Lì se si fosse appoggiato, guarda Mkhitaryan come era arrivato a rimorchio. Sì! No! Zaniolo, cazzo! Si è fatto male Ospina, tra l'altro. Ah, vabbè, ma sembrava bellissimo, invece l'ha quasi lisciata Zaniolo. Oh, oh, oh! Madonna! Ma era Mancini che l'ha murato. E che cazzo, però! Ma possiamo, dobbiamo sempre sbagliare l'appoggio? Ecco, Osimhen. Vai, Abraham, alza sta capoccia. Bravo, bravo! Raga, qualcuno che l'aiuta. Sì, bella. Sì! No, ma perché facciamo sempre la cosa sbagliata? Che cazzo fai, poi ti lamenti? Bravo, Mkhitaryan, che hai lottato. Però perché facciamo sempre la cosa sbagliata? Cioè, tu devi dare la palla a destra, la dai a sinistra. Devi dare la sinistra, la dai a destra. È clamoroso. Facci esattamente il contrario di quello che pensa. Staremo vincendo 3-0. Occhio! Mamma mia, scendere. Comunque 20 minuti abbastanza di merda per il momento. Vai! Ti prego. Eccolo! Abraham! Abraham! Cazzo! Mamma mia! Se segnava da rotto. Infatti, guarda, non ha colpa, perché allora già la palla era difficilissima. L'ha difesa benissimo. Bravo, quindi disimpegno Veretù. No, Cristante. L'ha difesa benissimo perché non era facile. Poi ha provato ad angolare da rotto. Cioè, è stato furbo Ramani. Ma ha rischiato tanto, eh. Perché se lì va per terra. Bravo, però. Dai, 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 dobbiamo farlo. Ma porco tutto, ammonito Abraham perché non poteva rientrare. Sì, comunque, che testa di... Cioè, ma veramente, ecco, Abraham è uscito. Ora? Ora? Gli dai permesso? Permesso, eccolo, rientra. Comunque le buffonate all'italiana proprio, eh. Mo' lascia sta il giallo, vabbè, il giallo c'è sta, nel senso del regolamento. Però ormai è entrato, no? Ma che vuol dire? L'hai pure ammonito. L'hai pure ammonito? Ma che vuol dire? Ora tu esci, io ti faccio così e tu rientri. È tipo quelli là, basta, basta solo quando lo dico io, basta. Ma scusa, eh. No, cazzo, lasciala andare sta palla, sì, eccolo. Cazzo! Bravo, Patrizio. Ah, era fuori gioco. Perché col VAR fanno finire le azioni. Infatti, sottranne solo contro di noi, cioè con noi, con la Juve, non ci hanno fatto finire le azioni. Per il resto fanno finire le azioni. Porco tutto. Te occhio a Insigne, alto, meno male. Lo famo adesso, lo famo adesso. Madonna, Osimhen è incazzatissimo. No, vabbè, dai, è un calcetto. Boh, ti dico, da romanista, sti cazzi. Nel senso, Mancini poi si butta 2 ore dopo. Ma che me ne frega. Cioè, Osimhen è stato un po' stupido perché, a mio modo di vedere, deve evitare di fare ste reazioni. Però dai, lì non puoi. Lì i rossi poi te li danno. Però dai, nel senso, Mancini si butta 2 ore dopo. Lui manco lo sfiora. Dai, non scherziamo. Cazzo, comunque Bram sta ballando in area di rigore. Fallo. Ah, non l'ha fatta apposta. Gli dai il rosso adesso. No, cioè se gli dai il rosso per questa, ti giuro, penso che smetto di fare la reaction ora. Gioco pericoloso. Poi il giallo ci stava, soltanto che non lo può dare perché prima non ha ammonito Osimhen. Ma poi ti posso dire un'altra cosa, nel senso, ma scusami, no, ma se io sto facendo uno stop così. Sì, ma è così. Ma che tu ci metti la testa? Sì, e settimana scorsa cosa è successo? Che ci siamo visti nella parte del generale. No, però settimana scorsa non mi ricordo chi. E Griezmann ha alzato un piede altissimo e l'ha preso. E guardava la palla anche lì. No, il discorso che ti faccio io è: se tu stai così, dritto in piedi, io ti do un calcio in faccia, un conto. Se io abbasso la testa così per prendere la palla. Sì, ma rischi di accecarlo. Allora, una domanda. Danno il giallo. Ok, allora una domanda. Se io mi butto per terra per prenderla di testa e tu mi dai un calcio, io sto per terra, mi dai il giallo perché mi sono buttato per terra per prenderla di testa? Comunque è finito il primo tempo. Lo capiremo con la moviola. Inizia il secondo tempo. Occhio! Mamma mia, siamo partiti subito bene, eh. Subito bene, tra le madonne generali. Ma a parte gli scherzi, come fa questo a non essere fallo per il Napoli? Dai, cioè, l'ha stirato. Quando si alza c'è proprio la maglia che è stirata. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Occhio, no, chiudi! Bravo!
Occhio raga, occhio raga, ah, dai. Quando Osimhen carica il tiro mi cago sotto, cago sui muri tutte le volte. È più limitato lì. Non è che sia campato. Sì, lui la campa per... Ma tanto siamo, stiamo giocando basso. Speriamo che non sia nulla, cazzo. Hai visto Karsdorp che butta fuori la palla? Che uomo. Mica come Felipe Anderson. Secondo me si è fatto male, non è fallo secondo me. Tu dici, perché c'era uno che era... No, no, si è fatto male da solo, mi sa. È cascato proprio. E mi è cascato tre passi dopo. Sai che non lo so. C'è l'incrocio. Se c'è l'incrocio siamo nella merda perché lo danno. Se c'è l'incrocio lo danno. Se c'è l'incrocio lo danno. Non ha dato rigore. Ma meno male. A me mi sembrava, però vabbè. Cazzo, lo prendiamo! Palo, che culo! Mario. Madonna mia! Grazie Mario! Il regalo. Grazie Mario! Era perfetta che palo gli ha dato. Ma era che Fabio culo! Lui. Poi Mario Rui è storto quanto ma è stato la torre di Pisa. No. Grazie per l'inquadratura. Guarda la botta che ha dato. Ah. Sia Mancini che Ibagni è stata una crania, una... Sì, l'ha presa Karsdorp. Grazie Karsdorp. Oh basta, ma quanto rischiamo? Dai, damose una svegliata, damose una svegliata. Sì Ebram, sì Ebram. Oh, mi ho fatto uno squillo, pensavo tirasse bene. Uno squillo di merda, centrale. Oh, madonna mia. Era Pellegrini, era. Se lo faceva così me ne andavo. Era pure in linea, perfetto. Koulibaly che non salta. Cazzo, cazzo. Vai, vai, vai. Pellegrini, ma che cazzo fai? Cioè, non ha poi fa tutto. Ma perché ha tirato dritto per dritto fuori? Non deve entrare Mertens, ci segna sempre. Per il resto può entrare chi? Pure Spalletti. Ma poi perché Mourinho è vestito, sembra stare in montagna, è rimasto vestito come, quel, come era in Norvegia, con il cappuccio. Invece Spalletti, non lo so, sembra sia in Repubblica Dominicana, è in maniche corte ascellari. Sì! No! Ma come cazzo è possibile? Santo cielo! Mamma mia, mamma mia! Puttana andava bene ovunque. Comunque Koulibaly come l'ha lisciato. Ma poi quanto cazzo è saltato in aria. Però Abraham gli è arrivato al pisello. Cioè, no, veramente, veramente. Cavolo, che occasione. Sì, vai, 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 vai. Ci ho creduto. Cioè, praticamente loro, i tifosi dei giocatori del Napoli, ogni fallo che fa Abraham chiedono il rosso. Ma qualunque cosa, anche scureggia rosso. Cioè, qui Abraham, scusami, va in profondità. Si getta ovviamente Ospina, lui prova a prendergliela, non ce la fa, va subito a chiedergli scusa. Giallo, così, sempre. Cosa sta succedendo? Ma cos'è? Il cinto è saltato allo stadio, Ale. Porca troia, entra Mertens, porca. Ale, rosso per Mourinho. Che minchiata sta cosa dei cartellini comunque. Mourinho ride. Non ce la fai, bravo. Comunque Massa, mo, al di là di tutto, non ci ha capito un cazzo dall'inizio, ma non per... Ha fatto metà partita in cui non fischiava un cazzo. L'altra metà ha detto vabbè, non ha fischiato niente. Ora inizio, ha fischiato tutto. Dappertutto, non è che sto dicendo da noi, da loro. Assurdo, inadeguato alla Serie A. I cartellini sono per gli allenatori. I cartellini sono per gli allenatori. Occhio, se prendo col da Elmas a giro in questo modo, dopo che ne ha dribblati due, penso che mi, non lo so, mi spano il culo da solo. Siete pazzi, non lo farei mai. Mamma mia. Siete una banda di coglioni. Mamma siete mia. Una banda di... Ma come fate con Osimhen in pressione a giocare la palla bassa? Io non ho parole. Ecco, guarda, via sta palla. Io non ci posso credere comunque. Come fate a giocare partendo dal basso con Osimhen in pressione che corre quanto uno stronzo? Dai, partiamo in contropiede. Vai Abraham, guarda a destra che c'è Zaniolo. Nico parti, pure a sinistra. Fai quello che te pare Abraham. Zaniolo, perché Zaniolo si ferma sempre quando riceve la palla. Si ferma sempre. Passala. Niente. Comunque Abraham grande, cioè vedi anche lo cambiano, ne frega un cazzo, lui applaude sempre, contento. Dai, sono contento. E zoppo da un'ora. Zoppo da un'ora. No, bravo, bravo, bravo. No, fuori gioco. Ma come no? Ti prego, dimmi che è fuori gioco. Prendo due minuti alla fine con Osimhen e lasciato solo Rosi. Pure a me sembrava un metro in fuori gioco. Pure a me, però abbiamo visto solo quando era al di là. Sì. Sì, al di là, ma voglia. Ma di un metro. Assolutamente di un metro. Oddio, lo facciamo noi. No, Koulibaly è fortissimo. Cioè, Koulibaly era tipo a centrocampo, ha visto Zaniolo, ha detto arrivo. Prendila Nico. Oh, in porta. Cazzo. Ripartiamo, vai che ripartiamo. Guarda in mezzo, scarica cazzo. Niente. Cristante. Sì. No, ma gliela dai in bocca Ospina.
Le basi, cazzo! Vai, 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 guarda di là! Alza sta capoccia, Nico! Finita, finita! Live reaction 0-0, voglio spararmi in culo!